bagno e non permettono alle macchine di entrare, per cui si è formato un po' di confusione all'ingresso. Allora, solo due parole per salutare tutti, ringraziarvi di essere qui. Vorrei sempre che fosse più numerosi, dobbiamo dire a qualcuno che non viene mai di venire più spesso. Comunque, già mi conoscete, conoscete più o meno tutti l'associazione, le attività che facciamo, quindi solo un ringraziamento e un saluto e lascio la parola a Mimma, che questa volta è la nostra regista. Il prossimo spettacolo noi lo faremo il 5 giugno, è uno spettacolo fatto dai soci per concludere l'anno sociale. Quindi avremo varie manifestazioni, poesie, recitazione, musica, mi raccomando, vi aspetto il 5 giugno, va bene? Passo la parola a Mimmo e ancora grazie a tutti. Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere venuti, mi raccomando, lo sapete, sono tutti 50 e più i miei attori, quindi un bel applauso dai da fare. C'è stato pure qualcuno che è nascita per la prima volta, che sta là dietro e dice io non mi ricordo, si ricorderà tutto. Comunque vi ringrazio veramente di cuore e un'altra cosa, per favore spegnete i cellulari, va bene? Allora vi ringrazio, ci iniziamo, va bene, domenica. Ma non si dubbia, ci passiamo quanti anni, non devo aspettare.
Pensate
rincorrisce. Chi l'unisce la ziata ma guaiata la figlia? Maledetto il giorno in cui mise dal piede in la stavanzio del Gino Dorino. Mi avete chiamato? Yeah.
del burlo. Che una lata con forza. Tu vuoi giornare? Non c'è tempo, manca una vera pista. Ma che dai vampiri, sono da pista di marito, ma non stai dicendo? Ma sì, per un tassino, un bicchiere d'acqua, qualcosa, che ti ha? E non hai nato sa. No, non hai nato sa, non lo faccio. Mi sono ma tu in strada. Senti, con necessario, senti costituito la famiglia Bottiglione. A Bottiglione. O fiasce. Ad amiciare. E ho Bottiglione capo che sta qua. Io mi sono messo così sicuro che sto morendo in fretta. Consigliamoci, sì. Mi ha avuto una bella risonanza e la faccio scappare. Andiamo. Avvia, avvia, avvia. Sì, non è niente. Hai stata fondata Carmelo? No, 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 ancora. Ma non, chi dovrebbe rimanere? Lui che ce ne dice? Lui che va a Giovanna, dice, ce ne dice? No, c'è una faccia pianta. Facci una faccia lunga. Facci una faccia verde. Di facci una faccia di italiano, non è niente. C'è le cifre, mi esordi che sei venuta a chiedere, c'è distribuimmo una poca roba. Ci facciamo un bel mutuo. Genna, tu la fornì con questa valigia, capito? Fatta da stima, fatta da stima. Che una maledetta valigia, sporca valigia. Maledetta valigia! Signora Nannina! Che c'è? Se dovete comprare una casa o se vi serve un prestito trentennale, io conosco una cooperativa che mi ci posso far entrare. E ha già passato, ma hai con questa? Ve lo dico a quest'ora, perché domani è troppo tardi. Io... Ma la vacca, io licenzio la candela, ma ci ho fatto pure la valigia! E perché? Ma così ti ho offeso che ho fatto la vecchia rete a porto. Ma quello io scherzavo, qua nessuno lo pensa! Invece lo vero! E lo vero! Ma non per quello che pensate voi, modestamente, se il vestito che frella, giù c'è per te questo, non lo fa! Però... fa un scema che arricchiare dalla porta, ho sentito una voce. Facete una capibona, perché facete un scema della porta che arricchia così? Signora Nina, papà, che è una torrefazione, io sto con mese e caramella, mese e cioccolatina, ma non ho mai, mai visto una cosa così dolce come vostra figlia Rosetta. A tutti gli è la mia. Signor Nanni, ma che? Ma, tu sentivi la stanza a me? Io, papà, per una casa e sette stanze, io ne capita i soldi. Ma già affittato lo cultuso. Ma sta sempre vicino, vicina, ma di che sera? Non si vestì, neanche certi pensieri, mancava, ma io ero da qua, io ero da qua. Ma che io prima lo guardavo, mi faceva sperare. Poi è arrivato un signore Chiaccone e io sono diventato zero, zero più zero, uguale a zero. Non si vestì, non perdete tempo. Tra sera vedo, lì ho portato sì, lo vostro, io ero da qua, ma mi ha rimasto. Ma che vuoi mi... Io sto in chiesa a biscotto, con fietto, con lucina, ma sono pieno di amaro dalla testa ai piedi. Si fermano a me, mi prego, aiutate la buia, datemi un cucchiaio di zucchero. Oggi vestì io un cucchiaio di zucchero, ma non resta proprio volentieri, ma purtroppo la giovane ha tutto l'altro. Che la tranquillezza si andava a sposare a forza. Oh! E che vedo, non so quella data. Perché? Perché si andava a sposare? Sentito, si vesti, quello è vero che adesso l'uomo va sopra la luna, ma certi fatti, quando succedono, pure oggi, si andava là. Ma,
te? Che vuoi da fare a me? A bottigliere? A bottigliere la mia? Le stappato, non si vestì, oh! È stappata! Ma va bene, un'altra attacca! Non si vestì, sentite a me, non partite di Eva. Quella, Luigi c'è ancora, dite che c'ha una cosa che a lei piace molto, perché forse a voi vi manca. Io come va già a dicere? Quella ci ha trovato un look che forse voi non avete. Non si vestì, come è stato a look? Io spendo milioni per il mio look. Allora mi taglia a merda. No, io posso stare in questa casa. Dimmelo vaga. Ma che look da fa? E a look, non fa sentire a essa. Magari devo essere presente che chiami a look e scelta fuori. No, state da tutto. La gente è stata dormita. Sì. Avete ragione, scusate. Ma ci ho fatto la valigia! Ma ci dice? Allora, la valigia mia! A dove sta? Sì! La valigia! Sì, che sta la valigia! Niente! Manca!